Allora, premesso che io ho molti parenti e amici fra dottori, medici, infermieri, anestesisti e quindi capisco il mestiere che fanno, capisco anche a marzo, quando c'è stata l'apoteosi di questa pandemia, tra malati reali e immaginari, però quando mi vengono a dire che le terapie intensive sono piene, io sento anche cosa mi dicono loro. Ma se le terapie intensive fossero davvero piene, non avrebbero il tempo per fare tutto questo. E badate bene che queste cose non si fanno lì per lì, bisogna prepararle. Coronavirus!
Queste cose di gruppo bisogna prepararle prima con ore e ore e ore di perfezionamento. Io vi voglio bene, ma la realtà è diversa da quella che ci fanno vedere. ¿Cuántos médicos? Ninguno. Estoy en urgencia de Santiago. Mira cuántos médicos, pero nadie que nos atienda aquí. Nadie. 27 médicos, ningún enfermo. ¿Dónde están? No nos atienden. Com'è che c'è sempre qualcosa che non mi torna? Mi dicono che le terapie intensive sono piene, e che erano piene, specialmente a marzo e aprile. Poi mi imbatto in alcuni video di infermieri come questi e mi accorgo che non sono solo due o tre, e neanche una decina. Sono centinaia fra YouTube e TikTok. Ma la cosa più strana è che sono stati pubblicati tutti fra marzo e aprile. Ma ci dicono che le terapie intensive sono piene.